Ciao a tutti amici appassionati di motori, bentornati in un nuovissimo video. Oggi siamo da Dotoli M2, il nostro riferimento per Royal Enfield, Aprilia, Moto Guzzi e Moto Morini, ed oggi andremo a scoprire una delle attese del 2024 per quanto riguarda il brand Royal Enfield, ovvero la Shotgun 650, nuovissima, da poco arrivata. Come sempre questa moto potete provarla anche voi, quindi venite qui da Dotoli, prenotate il test, vi lascio il link in descrizione. Piccola intro e partiamo subito. Eccoci qui, siamo arrivati sul Monte di Procida. Mamma mia, sembra estate a guardare, ma a sentire fa un po' freddo. Parliamo subito di questa Royal Enfield Shotgun 650. Royal Enfield ha mandato un messaggio forte e chiaro con questa nuova custom con la Shotgun, perché lei è una perfetta base per iniziare una customizzazione. Basta guardare già per esempio il fatto che noi abbiamo il monoposto, ma in realtà la moto esce col biposto, che con sole 4 viti si sgancia. Tra l'altro la sella passeggero con la chiave si sgancia e diventa un portapacchi, quindi già qua capiamo un pochino le intenzioni di Royal Enfield, veramente soluzioni molto intelligenti. E troviamo fondamentalmente una moto che sfrutta il telaio ed il motore che troviamo già sulla Super Meteor 650, ma ci stravolge completamente quella che è l'esperienza di guida. A questo ci arriviamo tra pochissimo quando andiamo a guidarla e vi faccio capire anche un pochino quello che intendo. Partiamo dal motore, troviamo un bicilindrico raffreddato ad aria ed olio da 648 cc che eroga la potenza di ben 47 cavalli a 7250 giri, con una coppia massima di 52.3 newton per metro a 5650 giri. La cosa bellissima di questo motore è che ti fa un pochino sognare, ovviamente rapportatura a 6 marce, ed abbiamo proprio un motore progressivo lungo che ti dà proprio il piacere di guida, a differenza di moto che porto solitamente che sono un pochino più sportive, che non appena sali cerchi di trovare il limite. Qui succede l'esatto opposto, ovvero una moto che ti trascina e ti coinvolge, ti porta a macinare chilometri ma senza cercare quella che è l'adrenalina, ma facendoti soffermare principalmente sul piacere di guida. Ma passiamo alla ciclistica. All'anteriore troviamo una forcella Showa non regolabile a steli rovesciati con un'escursione di 120 mm, questo per quanto riguarda le sospensioni, mentre per quanto riguarda il freno troviamo un monodisco da 320 mm con pinza by Bre, che per chi non lo sapesse è l'azienda di produzione di Brembo in Asia, che ha deciso di chiamarsi by Bre, ed abbiamo tra l'altro freno e frizione, entrambe le leve regolabili. Passando al posteriore invece, anche qui troviamo un doppio componente Showa, abbiamo un biammortizzatore. Per quanto riguarda invece il freno troviamo un monodisco da 300 mm sempre con componente by Bre, e devo essere onesto, per questi primi 30 km che ho percorso oggi frenano molto bene, poi vediamo anche un pochino spremendo di più la moto come si comportano. Peso di 240 kg che sicuramente può spaventare qualcuno, ma vi assicuro che con la seduta così bassa, quindi un baricentro così basso, la moto si presta veramente a tutti, direi anche alle donne che solitamente hanno un pochino di meno forza di noi maschietti. Cerchio anteriore da 18 pollici, gommatura 190, cerchio posteriore da 17 pollici con gommatura 150-70. Mi piace, e non l'avrei mai detto, questa zona qui libera, perché accorcia la moto e già comincia a darmi l'idea di una moto che effettivamente deve essere obbligatoriamente customizzata. Non vi azzardate andate a comprarla e non personalizzarla, veramente la dovete comprare già solo per questo. Capacità del serbatoio da 13,8 litri, consumi che vanno dai 20 ai 25 km a litri. Ed andiamo anche a capire cosa ci offre questa Shotgun 650. Abbiamo questo display che fa un mix tra analogico e digitale, qui troviamo tutte le informazioni che ci servono. Tra l'altro quando andiamo in modalità insomma sostenuta col gas ci uscirà la scritta eco e ci fa capire che stiamo risparmiando un pochino di carburante.
guardate quanto è bella e soprattutto anche guardate quanto sono presenti questi due scarichi qui dietro. Ma continuando a parlare un pochino del display, abbiamo qui sotto tutte le spie e poi a destra c'è questo piccolo display che funge sia da orologio, ovviamente non è tarato in questo momento, ma soprattutto è un piccolo navigatore, infatti ci indicherà dove svoltare, dobbiamo collegarlo con l'applicazione al nostro telefono. Insomma, quindi anche questa piccola cosa che offre Royal Enfield, non solo su questo modello, secondo me tanta roba. Hanno tra l'altro messo la mascherina che uscì già quando fecero il prototipo, se non erro 2 anni fa, ad ECMA, e abbiamo raccontato un pochino com'è la moto nel suo totale, abbiamo letto un pochino quali sono le sue caratteristiche. Passiamo alla guida e vediamo cosa ci nasconde questa Royal Enfield Shotgun 6,50 che vi ricordo potete provare da Dotoli M2. Ed eccoci alla guida di questa Shotgun 6,50. Cominciamo subito con la postura, con l'impostazione di guida che cambia tantissimo dalla sua base di partenza, ovvero la Super Meteor 6,50, perché qui abbiamo una moto molto più sportiva, molto più corsaiola, che rispetto alla Super Meteor è facile, diciamo, insomma, ottenere un risultato così. Manubrio abbastanza stretto, pedane un pochino avanzate rispetto alla posizione del nostro sedere, ma sono molto più arretrate rispetto alla media. Ed abbiamo soprattutto una sella che è molto ampia, ma ci dà la possibilità anche di spostarci molto avanti e indietro. Quindi non è solo ampia in larghezza, ma possiamo veramente, anche se siamo tanto alti, trovare la nostra posizione di comfort. La schiena è un pochino inarcata in avanti, ovviamente siamo un pochino più caricati sull'anteriore, ma non vi preoccupate perché è assolutamente una postura super confortevole. Non andiamo minimamente, anche in una discesa abbastanza ripida come questa, non andiamo minimamente a sforzare gli avambracci o i polsi. Comfort promosso, direi di passare al motore, che secondo me è uno dei punti fondamentali di questa Shotgun, ma in realtà di tutta la gamma 6,50 di Royal Enfield, brand che veramente per filosofia mi piace troppo, veramente troppo, l'ho scoperto da poco e mi dispiace. Abbiamo questo motore con le marce veramente così lunghe e così piacevole da guidare anche a basse andature, che veramente guidandola ti viene quasi voglia di mandare a quel paese tutto quello che è il mondo dell'adrenalina, perché tu guidi lei e non vai proprio a cercarle le prestazioni del motore, cioè, ma in generale proprio riesci a goderti ogni chilometro che percorri. Io non sono mai stato in America, ma mi dà l'idea proprio di una moto che ti lascia godere il sogno americano, quindi quelle lunghissime cavalcate, anche magari di strade dritte, che possono non piacere a tanti motociclisti tipo me, però in ogni caso tu percorri chilometri e dici: ma effettivamente io che cosa corro a fare, quando c'è la possibilità, tra l'altro con un rapporto qualità prezzo come questo, di veramente, cioè, il sound, come la moto eroga questi 47 cavalli è veramente troppo troppo coinvolgente. Anche un pochino di vibrazioni che arrivano dal motore, ma veramente un pelo, principalmente sulla sella, ma anche quelle fanno parte di questa esperienza che per il momento ho sentito, ho avvertito solo con Royal Enfield e con la 883 di Harley Davidson che provai anni fa. Veramente bella bella bella, ma soprattutto comunque un motore che, se vogliamo, anche può andare forte. Ve lo faccio vedere tirando qualche marcia. Entrate il limitatore, vedete che anche se volessimo fare un pochino i malandrini possiamo assolutamente farlo, però vi ripeto, cioè, secondo me è un po' inutile cercare questo tipo di prestazioni da questa moto. Ma passerei alla ciclistica, parlando prima delle sospensioni e poi dei freni. Le sospensioni secondo me sono molto molto equilibrate e sono la giusta via di mezzo tra quello che sarebbe un utilizzo cittadino ed un utilizzo un pochino più autostradale, ma soprattutto un pochino anche, se vogliamo, corsaiolo, perché alla fine ti sostengono molto bene, non hanno mai grossi giochi di escursioni. In ogni caso veramente le trovo giuste, forse in strade molto molto disastrate come si trovano spesso, ahimè, a Napoli, un pochino addirittura sembrano rigide, quindi insomma una moto da vedere molto molto attentamente. Provatela, mi raccomando, prima di comprarla provatela sempre, qualsiasi moto dovete sempre provarla. Però ragazzi, guardate poi quando andiamo nelle curve come è stabile, cioè non te lo aspetteresti da una moto che assolutamente non vuole fare questo. Guardate qui, impostiamo la nostra curva, abbiamo tra l'altro le gomme con pochissimi chilometri, lei immobile, ferma
e alla fine non stiamo andando a chissà quale velocità, però ci stiamo divertendo in totale sicurezza e tranquillità. Questa è la cosa più importante. Siamo in discesa e passiamo ai freni. L'anteriore, guardate come frena bene, alla fine leggiamo by Bre, ma calcoliamo Brembo, la pinza all'anteriore assiale, troviamo un monodisco, quindi non abbiamo un doppio disco, assolutamente non serve il doppio disco su una moto da queste prestazioni e da questo mood di guida, perché il freno anteriore funziona benissimo, il posteriore anche, devo essere onesto, entra subito l'ABS, questa è una cosa che insomma non mi piace tantissimo, forse andrebbe tarato un pochino meglio, perché come andiamo a pinzare un pochino col piede, mi sento subito la leva che trema perché è entrato l'ABS. Però in ogni caso guardate come ci fermiamo in pochissimo anche con il freno posteriore, ma avete visto come la frenata si è allungata con l'ABS, forse un po' troppo invasivo, però ragionando sempre sul prezzo, ragionando sempre anche su quello che è l'utilizzo di una moto come questa, l'impianto frenante non ha bisogno di essere toccato per nulla. E credetemi se ve lo dico, questi sono i primi chilometri, quindi la moto non frena nemmeno al top rispetto a come potrebbe, ma veramente veramente niente da dire. Leggiamo 240 kg, è assolutamente un dato non da sottovalutare se lo leggiamo quindi su carta, perché pensiamo che la moto sia effettivamente, come si dice in napoletano, un chiummo. In realtà un chiummo sarebbe insomma un qualcosa di piccolo ma pesante. In realtà poi scopri che mettendoti in sella, appena riusciamo a staccare la frizione, ma anche in realtà per le manovre da fermo, essendo molto bassa la moto potrebbe pesare addirittura di più, ma probabilmente non ce ne accorgeremmo, e quindi nessun problema di questo tipo. Tra l'altro sappiamo benissimo che la leggerezza è uno dei costi maggiori per una casa che produce moto. Quando troviamo delle moto comunque economiche, solitamente non troviamo mai dei dati sbalorditivi per quanto riguarda il peso. Io mi continuo a godere queste curve, ma vi lascio perché ci vediamo tra pochissimo con le conclusioni su questa Royal Enfield Shotgun 6,50. E siamo arrivati alla fine di questa fantastica prova, dove effettivamente ogni tanto secondo me io ho bisogno di salire su una moto come questa, un pochino per riscoprire quel piacere di guida, quel piacere di vento, di aria addosso. Infatti tra poco arriviamo su quello che secondo me è uno dei piccoli difetti di questa moto, ve li dirò durante le conclusioni. Però insomma secondo me ognuno di voi, soprattutto chi è abituato a guidare sportive o comunque hyper naked o anche le maxi enduro, avrebbe bisogno ogni tanto di riscoprire il piacere della pura guida senza fronzoli, quindi senza cercare prestazioni o qualcosa di simile. Andiamo come sempre per gradi, partiamo dal motore, è forse, l'ho detto già durante la guida, uno dei suoi punti di forza, lo condivide con tutta la gamma 6,50. Questo bicilindrico mi piace veramente tanto perché ci dà la possibilità di girare veramente quasi al filo di gas o addirittura delle volte senza nemmeno avere l'acceleratore in mano, perché è talmente lungo, è talmente progressivo, è talmente scorrevole tanto da coinvolgere proprio in questa marcia, e tanto da travolgerti e trasmetterti questa atmosfera, questo piacere strano, questa cosa che ho percepito per il momento solo con le Royal Enfield, proprio un moto dove tu non ti soffermi sulla tecnica ma ti soffermi solo sulle emozioni e le sensazioni. Motore tra l'altro che a 120-130 km/h ti permette di stare a filo di gas, si raggiungono velocità massime di punta se non erro di 150-160 km/h, ma non le ho mai raggiunte perché tra poco vi dico il perché. Comfort di guida, mi siedo anche sopra, ve lo faccio vedere, la moto guardate quanto è bassa, veramente potrei essere anche alto 1,60 m, probabilmente ci toccherei bene uguale. Abbiamo questo serbatoio a goccia molto molto bello che ci permette tra l'altro di stringere le gambe attorno al serbatoio, e sappiamo benissimo che le moto si guidano per il 50% o di più con le gambe. Le pedane sono leggermente avanzate rispetto alla posizione del nostro sedere, ma la posizione
è quella di un totale comfort, cioè è proprio la posizione perfetta per questo stile di moto. Manubrio non troppo largo, anzi abbastanza stretto, le manopole ci vengono incontro nella parte finale, siamo veramente raccolti, cioè mi vedete, ed è una posizione di totale controllo, oltre che di comfort, ma non comfort per quanto riguarda soprattutto le trasferte autostradali e le lunghe percorrenze. Tra poco ci arrivo, ve lo sto portando molto alla lunga. Parliamo un attimino di sospensioni e freni, secondo me equilibrate, rigide il giusto, morbide il giusto, adatte un pochino a tutti quelli che sono i percorsi che possiamo percorrere appunto con la Shotgun 650. Sospensioni ahimè non regolabili, però devo dire la verità, ve l'ho detto ragazzi, non riesco proprio nemmeno volendo a soffermarmi su questi tecnicismi. Vi prego, per dare sostegno alle mie parole, provatela e fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate proprio delle sensazioni che ti regala una moto come questa. E io provo Super Duke, comunque insomma moto con un po' di cavallucci le ho provate, ma vi assicuro che qui azzeri tutto. Per quanto riguarda i freni, veramente nulla da dire. La moto frena molto bene sia all'anteriore che al posteriore. Forse al posteriore entra troppo spesso l'ABS, veramente appena andiamo a premere un pochino forte il pedale entra l'ABS. Ma nel complesso una moto super promossa. Veniamo agli unici due difetti che mi sono appuntato. Allora, il primo è la vibrazione che avvertiamo un pochino sotto al sedere quando siamo ad alti giri. Specifico che questi due difetti che vi andrò a dire non so se sono reputabili difetti su questo stile di moto qui, però io ve li dico lo stesso. Comunque la vibrazione sotto al sedere agli alti giri, quando andiamo a spremere un pochino le marce, si fa sentire, è un minimo fastidiosa, ma forse fa parte del carattere di questa moto, di questo stile di moto qui. E il secondo difetto, quello un po' più grave tra virgolette, che in ottica di qualche viaggetto eccetera può dare veramente filo da torcere a una persona, è la protezione aerodinamica completamente inesistente. È chiaro che una moto come questa non punta alla protezione aerodinamica, però vi dico che a 110-120 km/h io almeno oggi, che c'è un po' di vento pure qui, ho fatto veramente fatica a restare quasi aggrappato, mi ha dato un pochino fastidio questa cosa, quindi sicuramente in ottica di viaggio preparatevi, perché questa moto non vi proteggerà sui lunghi tragitti. Ma ripeto, credo che su questa categoria, non parlo nemmeno della fascia di prezzo, ma proprio la categoria di moto, penso che quasi nessuna moto ti ripari bene, anzi c'è bisogno sempre di qualche piccolo cupolino o qualche piccola protezione. Io come sempre vi invito a provarla, come faccio con qualsiasi moto, provatele sempre prima di comprarle, non regaliamo soldi ai concessionari perché non hanno bisogno di soldi così, perché poi proviamo la moto, dopo qualche mese la vendiamo perché non ci troviamo. Vi assicuro che anche in 5-6 km si riesce a capire un minimo la moto, se fa per voi o se non fa per voi. Quindi lei la potete provare da Dotoli, come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale per favore ragazzi, è l'unico modo per ricompensare questo mio lavoro, a voi non costa nulla e a me farebbe tanta differenza se tutte le persone che guardano i miei video si iscrivessero al canale. Come detto, vi aspetto nei commenti, vi aspetto anche da Dotoli per provare questa Shotgun 650. Noi ci vediamo ad un prossimo video, ciao.